Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Alexia e questo è un canale a sorpresa, nel senso che, allora, io una logica la seguo nel pubblicare i video, però non è detto che sia altrettanto logica per tutti quanti, quindi è anche curioso per me vedere se qualcuno riesce a indovinare qual è la logica che appunto seguo e prevedere su cosa sarà il prossimo video. Chiaramente vi faccio questa proposta perché nel momento in cui io vado a pubblicare un video ho già pronto quello successivo, quindi non è che, vado ad evitare di pubblicare quello che voi pensate che io stia per pubblicare, cioè ce l'ho già lì pronto, per cui potete dare per scontato che se avete indovinato avrete anche il riscontro, ecco, diciamo. Quello di cui andiamo a parlare oggi è un argomento molto estivo, nel senso che andiamo a parlare di zanzare, di insetti e di una tendenza che ho notato in Germania che mi ha piuttosto colpita perché era molto lontana da quello che tendo a fare io, ma che effettivamente è una tendenza che riscontro in alcune persone, per cui, ripeto, trovo che sia interessante. La cosa di cui volevo parlare oggi potrebbe traumatizzare qualcuno, nello specifico gli animalisti. Andiamo a parlare di uno strumento che io trovo affascinante, trovo estremamente pratico, ovvero questa, che è una racchetta anti-zanzare. Si accende così, dopodiché si controlla che si accenda la luce e se si accende questa lucetta qua vuol dire che la batteria funziona e che non è il caso di mettere la mano qua, anche se io ovviamente ci ho provato non apposta ma per errore e vi assicuro che non è niente di letale, altrimenti non sarei qui perché ci ha dato proprio una bellissima manata. Diciamo che c'è ancora incastrato una zanzara. No, niente. Non so se si vede, vediamo se riuscite a vedere la zanzara incastrata dentro. Funziona che praticamente la zanzara è ferma sul muro, io le avvicino questa cosa qua, lei tenta di scappare passando attraverso questi buchini qua e viene fritta nel mezzo, che è una cosa secondo me meravigliosa perché io ricordo gli anni scorsi, ricordo quello che ho sempre fatto, ovvero cacce interminabili a queste zanzare che non si riuscivano a prendere e tutta la notte che tu cerchi di dormire la scacci via. Insomma, diventa una cosa veramente lunga e diventa anche difficoltoso dormire, dopodiché una persona diventa anche nervosa il giorno dopo se non ha dormito, o almeno così funziona con la sottoscritta. Devo sempre precisare, così sono io, magari non sono tutti così. E quindi diciamo che questo strumento mi ha decisamente salvato l'esistenza, salvato dal nervosismo estivo dovuto agli insetti. Poi mi sono resa conto che siccome funziona sulle zanzare, io sono una persona che ama sperimentare, no? Per cui quando un qualcosa funziona in un ambito mi chiedo ma perché devo utilizzarlo solo in quest'ambito qua se può funzionare? Per cui ho iniziato a utilizzarla anche con le mosche, che sono un'altra cosa che mi dà estremamente fastidio perché continuano tutto il tempo. Tu stai cercando di leggere, c'è cioè questa cosa e a me danno estremamente fastidio e quindi ho scoperto che questa qua riesce a stecchirmi anche le mosche. Nel farlo, quindi nello sterminare mosche e zanzare, mi è venuto in mente che questa qua è una tendenza mia, cioè c'è chi per le mosche apre la finestra, le fa uscire e che trovo sia una cosa decisamente legittima come il mio fatto di non sopportarle, quindi di sterminarle come farei con le formiche che mi invadevano la stanza l'altro giorno, per cui ho dato su una bella dose di antiformiche, probabilmente mi sono intossicata anch'io per quello che mi riduco così, no? A forza di spruzzare spray e cose varie. Questa cosa, come dicevo, l'ho notata in Germania perché anche lì girano le mosche, non le abbiamo solo in Italia, ci stanno anche in Germania, sono altrettanto fastidiose. E la mia tendenza è sempre cercare di schiacciarle, cercare di farle stare zitte il prima possibile e mi sono resa conto però che non era lo stesso, non dico per tutti i tedeschi, però almeno per i bambini che avevo lì, c'è una bambina che è rimasta traumatizzata dal fatto che io cercassi di schiacciare la mosca, ha cercato di fermarmi, mi fa no, non si fa così, si apre la finestra e si fa uscire. E a parte questo fatto, che poteva succedermi tranquillamente anche in Italia perché sono consapevole che ci sono idee diverse riguardo agli animali e che forse io vado un po' sul drastico, ecco, su queste cose. Però, come dicevo, questa cosa mi ha colpita perché almeno sugli insetti che vengono considerati fastidiosi c'è una certa tolleranza da parte delle persone nel momento in cui si vanno a sterminare. E il fatto che appunto ci fosse questa tendenza, al contrario, a cercare di preservarli comunque, unita al fatto
fatto che ho sentito a Berlino questo, in tutta onestà, non nella Germania in generale, però comunque un interesse molto forte dal punto di vista del veganesimo, del verde, tanto che mi ha fatto sorridere perché c'era un cartellone con scritto acqua vegana, che ripeto mi ha fatto sorridere perché allora è chiaro il concetto, cioè che per vegano adesso si intende non semplicemente che mangia verdura, quindi non mangia prodotti animali, ma anche che quel prodotto è stato realizzato nel rispetto degli animali. E quindi acqua vegana significa semplicemente questo, quindi che nella fase di produzione non ci sono stati danni agli animali. Però il concetto di pensare ad un'acqua vegana, ti chiedi, ma da quando in qua l'acqua è un prodotto animale e quindi che deve rientrare in questa casistica dei prodotti vegani e quindi che deve esserci l'avversione separata per vegani. E credo che fosse un po' un sintomo del livello, secondo me estremo, poi ripeto, ognuno ha la sua visione, a cui siamo arrivati e nello specifico in cui è arrivata questa città, perché come ho detto in altri video è una cosa che ho sentito in modo molto più forte rispetto che da noi, con una serie di negozi dedicati molto superiore rispetto a quelli a cui siamo abituati, anche se devo dire che negli ultimi anni stanno aumentando sempre di più tutti i negozi bio e la sezione vegetariana e vegana anche nei supermercati normali. Effettivamente riscontro anche da noi, anche se più lentamente, questa tendenza a una modifica degli stili di vita. Però è così una curiosità che avevo voglia di raccontarvi perché sarei curiosa di sapere qual è la vostra tendenza, qual è la vostra opinione al riguardo e come vi comportate voi al riguardo, cioè se sono l'unica che è rimasta su questa cosa dello sterminare gli insetti fastidiosi o se comunque è una cosa che viene fatta comunque comunemente, e in quel caso cosa ne pensate reciprocamente, quindi di chi è un po' sadico come la sottoscritta e di chi è più attento magari ai bisogni anche degli insetti, che io ripeto è una cosa che faccio molta fatica a capire. Con questo io vado a concludere. Se il video non vi è piaciuto pollice in giù, se il video vi è piaciuto pollice in su, in entrambi i casi fatemi sapere perché. Come si diceva, questo è un canale dedicato alla riflessione, dove gli argomenti alla fine sono i più disparati. Se siete persone a cui piace fermare un attimo a pensare, vi consiglio di andarvi ad iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per essere sicuri di ricevere tutte le notifiche. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con il nuovo video e nel frattempo auguro a tutti una buona serata.